Mercoledì 1 di febbraio, benvenuti. Martedì 31 i carabinieri della stazione di Montemarciano hanno arrestato un giovane di nazionalità marocchina classe 2000 per furto in abitazione. I militari lo hanno sorpreso nel tardo pomeriggio all'interno di un'abitazione estiva di Marzocca di Senigallia, al momento non abitata. Giornata internazionale dell'epilessia a Senigallia, il concerto di Susanna Micucci. Il ricavato dell'evento di domenica 5 febbraio sarà devoluto all'associazione marchigiana Lotta contro l'epilessia. Gli Intillimani e Giulio Wilson di nuovo insieme per Agua World Tour 2023. La presentazione dal vivo del loro primo disco insieme, Agua, registrato tra Firenze e Santiago del Cile, in uscita il 28 di aprile prossimo. Presentazione del libro Figurine Italiane alla libreria Io Book di Senigallia, giovedì 2 febbraio alle 17.30. Notizie di sport, calcio, è in arrivo il big match Vigo-Senigallia-Pineto, seconda contro prima, iniziano le prevendite. Serata culinaria presso l'Istituto Panzini di Senigallia, la prima di quattro in programma, è stata un vero e proprio viaggio gastronomico attraverso i sapori della provincia di Ancona. Il tutto annaffiato con vini marchigiani di altissima qualità. Abbiamo portato l'idea nostra della nostra giovane brigata e siamo andati un po' a ritoccare la tradizione, quindi abbiamo usato degli ingredienti poveri per dare valore con le nostre tecniche di cucina, la nostra conoscenza, le nostre competenze. Allora, ridiciamo il nome del tuo ristorante. È il ristorante Marcello di Portonovo. E siete sempre aperti? Siamo aperti, no, non siamo sempre aperti, facciamo i mesi di chiusura, sono gennaio e febbraio, metà marzo riapriremo e faremo tutta la stagione fino a fine dicembre, entriamo nei giorni della Befana, chiudiamo il 6 o il 7 gennaio di solito, noi tutti gli anni, quindi faremo da marzo fino alla Befana dell'anno successivo. Poi si chiude. Tu hai fatto la scuola alberghiera qui? Io non ho fatto la scuola alberghiera, non l'ho fatta qui, non ho proprio studiato cucina. Sono uno chef che è nato con la passione, con la grinta, con la voglia di conoscere e imparare. Ben fatto. Senti, se vuoi dire i piatti di questa sera che preparerai? Allora, stasera porteremo ad assaggiare gnocchie crude, che vedete lì, con il pan brioche che facciamo noi, Sapa, dell'azienda La Buona Usanza di Sera dei Conti, che ha sempre ingredienti molto 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 importanti e tradizionali, soprattutto con il presidio Slow Food. La Sapa non è uno di questi. E poi portiamo un baccalà alla matriciana, un baccalà cotto a bassa temperatura con un popcorn di cottena di maiale sopra per dare croccantezza, e un mazzancolla nostra dell'Adriatico con la salsa cocktail sempre un po' rivisitata a modo nostro, con delle insalatine giovani, e una mezza manica nel pastificio Mancini con ragù di Raguse perché è il nostro il simbolo del ristorante, diciamo la Raguse in porchetta, senza gusci perché sennò si spaccano i denti, e un trancetto di rombo, noi il piatto lo chiamiamo il rombo nel cortile perché è un rombo con due salse, una a un fondo di rombo per recuperare le carcasse dei rombi, ci facciamo una salsa, e un'altra con il fondo di animale da cortile che sarebbe una salsa fatta con tutte le ossa degli animali da cortile, quindi oche, anatre, polli, galline, tutto quello che dona il cortile, conigli. Facciamo una salsa molto ristretta che va a accompagnare il pesce. Cavolfiore arrostito e un bocconcino piccolino, un dadolino di finocchio in osmosi con il lampone, un aceto di lampone, quindi un po' acido per dare un po' di giocosità al piatto e di gusto. Molto contenti di essere qua in questa serata didattica. La cantina Marotti Campi nasce da un'azienda agricola di famiglia di metà 800 a Morro d'Alba, sulla collina di Sant'Amico, che è un po' il clou della zona. E gestiamo 70 ettari di vigneto, quindi non una piccola quantità, e siamo focalizzati principalmente sui due vitigni protagonisti del territorio, che sono il Verdicchio, declinato nel Castello di Iesi Classico, e il Lacrima di Morro d'Alba. È una cantina fortemente impegnata proprio nella esposizione degli aspetti più territoriali di questi due vitigni, e quindi li vinifichiamo un po' in tutte le loro versioni possibili. Questa sera abbiamo un assaggio appunto di tre Verdicchi e un Lacrima di Morro d'Alba. Adesso qui in esposizione abbiamo un Verdicchio dei Castelli Iesi superiore, che è il Luzzano, è l'espressione più tradizionale del Verdicchio, vinificato in acciaio, un Verdicchio riserva che è il Salmariano, un macerato, e concludiamo poi con la versione più giovane del Lacrima, che è più adatto per l'abbinamento anche ai piatti di pesce che avremo questa sera.
Devi fare un regalo ad un amante della fotografia? Vieni a trovarci da Zona Immagine a Senigallia in via Piave 25. Abbiamo un vasto assortimento di nuovo e usato fotografico garantito. Troverai sicuramente il regalo giusto. Inoltre, Leonardo e Simone sapranno consigliarti al meglio. Ci trovi anche su zonaimmagine.it. Le nostre rubriche, cominciando da una foto al giorno. Lo scatto di oggi appartiene a Luca Biagini dal titolo Il Porto. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, le foto con più like 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Diamo un'occhiata anche alle condizioni meteo di giovedì 2 di febbraio sulle Marche. Bel tempo, con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge, la temperatura massima sarà di 12 gradi, la minima di 5, i venti saranno tesi e il mare poco mosso. E ancora la farmacia di turno nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 di febbraio, la farmacia Vitabile in via Capanna a Senigallia. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento a domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.